Ebbene sì, quest'anno ce l'ho fatta, è arrivato il diario scolastico. Qualche mese fa su Instagram e su TikTok avevo caricato un video in cui intervistavo alcune delle mie allieve per chiedere loro quale fosse il diario dei loro sogni, che cosa dovesse avere un diario per essere praticamente perfetto. Seguendo le indicazioni delle mie allieve, ho lavorato tantissimo, ci ho messo di più a fare questo diario che tutte le agende che sono uscite e che usciranno quest'anno, ma comunque io ve lo mostro subito, è pronto ed eccolo qui. Questo è il diario scolastico, il primo che esce dalla mia craft room. Magari se giro questo è anche più carino, eccolo qua. Adesso con le softbox riflette tutto perché come vedete è olografico. Adesso poi vedremo anche con la ripresa dall'alto, lo vedremo meglio. È arrivato, ce l'ho fatta. Come per ogni mia agenda non c'è solo questa copertina, ma potrete scegliere fra ben quattro copertine diverse o comunque contattandomi in privato potremo ragionare sulla copertina che più vi piace. Ma quello che è davvero spettacolare di questo diario è l'interno che fra poco andremo a vedere insieme. Cosa ho da aggiungere? Beh, praticamente niente, lo potrete acquistare sul mio sito come al solito, ma fra qualche giorno sarà disponibile anche sul mio negozio Etsy. Ho cercato di davvero raccogliere proprio di accogliere davvero tutte le richieste delle ragazze, quindi credo che alle giovanissime piacerà tantissimo, ma credo che piacerà anche a noi più diversamente giovani. A me, per esempio, piace tantissimo. Io ho la mia agenda, userò la mia agenda, ma sono davvero in difficoltà perché questo mi piace molto. E adesso bando alle ciance. Intanto vi ricordo di lasciare un like di incoraggiamento e di iscrivervi al canale, attivando la campanella per non perdere neanche uno dei prossimi video. Io spero di riuscire nel più breve tempo possibile a fare anche il video della midigenda. Sono un po' oberata di cose, ma qualora non dovessi fare il video, fra qualche giorno troverete anche quella online in vendita sul sito. Andatelo a visitare il sito www.lastanzadiscarlett.it perché ci sono tante belle novità. Sono arrivati anche i segnalibro magnetici e a questo proposito vi informo del fatto che con ogni diario scolastico riceverete un segnalibro magnetico a sorpresa. A sorpresa, non sarà sempre uguale. Adesso questo è capitato perché è video di presentazione, è capitato che siano abbinati, ma sarà a sorpresa il segnalibro che riceverete, come anche ho deciso che tutte le finiture del diario saranno, le sceglierò io di volta in volta, il colore dell'elastico, anche il tipo di ologramma, vedete che c'è la pellicola ologrammata sopra, non sarà sempre lo stesso tipo di ologramma, proprio perché ci tengo a fare avere ad ognuna un diario diverso. Ma adesso cambiamo inquadratura, andiamo giù e vediamo come è fatto all'interno questo diario. Ed eccoci qua con l'inquadratura dall'alto per poter ammirare all'interno questo gioiellino, questo diario. Le misure del diario sono di 14 cm x 20, quindi è un formato A5 leggermente più piccino. La copertina è in cartone pressato, rivestito con carta fotografica adesiva laminata a freddo con vinile olografico. La carta è 100 grammi, come sempre i divisori che vedrete sono di 160 grammi. Andiamo ad aprire il diario. Troviamo la prima pagina, quella delle informazioni iniziali, fatta in modo simpatico. Subito dopo c'è il calendario dei vari mesi scolastici, quindi da settembre 2023 ad agosto 2024, e poi troviamo la prima sezione che è quella proprio del diario. Vedete, ho fatto i divisori molto molto semplici, come anche vedrete anche altre cose che ho deciso di lasciare molto semplici in modo da dare spazio alla creatività. I divisori possono essere decorati in qualsiasi maniera, come più ti piacerà di decorarli. Ogni mese inizia con queste due pagine in cui di volta in volta si troveranno giochi, test, curiosità, passatempi vari.
e ovviamente le immancabili frasi motivazionali. La visione del diario è quella della settimana su due pagine orizzontale e, vedete, l'ho lasciata molto libera in modo che possa essere riempita dando libero sfogo alla fantasia. Tutte le settimane hanno colori diversi ogni mese. Le uniche aggiunte che ho fatto alla settimana sono il calendario del mese in corso ed una frase motivazionale che è sempre diversa ogni settimana. Adesso vediamo una per una le pagine iniziali di ogni mese. Questo è ottobre, dedicato ovviamente ad Halloween, con il test quale creatura mostruosa sei, quindi vedete già ci sono tante attività. Novembre ha un occhio di riguardo per la salute mentale con le 10 abitudini quotidiane che migliorano la vita. Andiamo a dicembre, che manco a dirlo, è dedicato al Natale. Io quest'anno il Natale l'ho visto in rosa. E ci sono le varie liste dei regali da fare, ma anche la wish list dei regali che si vorrebbe ricevere. Gennaio ha una sorta di lista dei buoni propositi, dato che inizia il nuovo anno. Febbraio ha questo spazio per un gioco che io metto spesso nell'agenda delle emozioni e sono le cose che mi rendono felice. Ogni volta che torna alla mente una di queste piccole cose che ti rendono felice, puoi scriverla qui e credimi, ti sarà molto utile venire qui a rileggere questa pagina in quei momenti in cui ti sentirai un po' giù. A marzo troverai un gioco. Ad aprile i tanti motivi per cui sorridere fa bene. A maggio ho ripreso un'altra delle attività dell'agenda delle emozioni, e cioè lo spazio per segnare le frasi preferite. Ogni volta che trovi una frase, che sia di una canzone, che sia di un libro, di una serie, una frase qualsiasi, puoi venire a segnarla così, qui, così non la dimenticherai mai. A giugno troverai un simpatico oroscopo dell'estate. A luglio c'è una Doodle Challenge, praticamente c'è questa tabella mensile in cui ogni giorno disegnerai quello che ti richiede il gioco. Infine, ad agosto troverai lo spazio per tirare le somme dell'anno appena finito e un piccolo promemoria che ti ricorderà che è tempo di scegliere il nuovo diario. Seconda sezione, io l'ho chiamata la sezione delle cose così. Qui ci sono, troverai dei fogli con delle liste da compilare, ad esempio potrai fare la lista dei tuoi personaggi preferiti che segui su Instagram, la lista dei personaggi preferiti che segui su TikTok, la lista dei libri che vorresti leggere, delle serie che vorresti guardare, cose così. Appunto, e poi ci sono dei fogli che sono dei fogli delle pagine di diario, quindi li potrai usare come un vero e proprio diario segreto. La terza sezione è quella abbastanza interessante, direi, degli stickers. Ce ne sono tantissimi, andiamo a vedere foglio per foglio. Il primo foglio è quello delle frasine motivazionali. Il secondo foglio è quello dedicato ai festeggiamenti, quindi buon compleanno, festeggiamo, palloncini, festoni e cose varie. Poi c'è un foglio, come vedi, di simil washi tape, con cui per esempio potrai attaccare le foto sul diario o figure che trovi in giro. Qui c'è una cosa interessante, perché quando ho intervistato le mie allieve mi avevano detto che sarebbe stato bello fare il conto alla rovescia settimana per settimana di quante settimane mancano alla fine della scuola, ma ho pensato che in tutta Italia la scuola non inizia nello stesso giorno e quindi cosa ho pensato di fare? Di mettere gli stickers per il conto alla rovescia, così potrai andarli a mettere tu in base a quando inizierà la scuola. Ovviamente non è per tutte le settimane, perché sarebbero stati troppi stickers, ma è per 28 settimane, quindi per buonissima parte dell'anno scolastico. E infine, mi pare che questo è l'ultimo foglio, ci sono le cose buone da mangiare in versione kawaii.
E così era finito. Alla fine c'è la taschina, anche questa era stata richiesta dalle mie allieve, è una taschina molto semplice, come puoi vedere, proprio perché puoi andarla a decorare tu mettendo gli stickers, mettendo quello che vuoi. E questo è il diario di quest'anno, il mio primo diario scolastico. Ti faccio vedere anche la parte dietro, è fatto così. E questa era la mia ultima creazioncina, tanto carina. In questo stile arriveranno anche a breve dei planner senza date, senza giorni, diciamo una sorta di diario segreto, di diario proprio fatto per la scrittura. Quindi restate sintonizzati perché ne sto già preparando uno che mi è stato commissionato ancora prima di uscire e quindi lo vedrete prestissimo. Avrà un concept simile all'esterno, ma con la copertina diversa. Poi vedrete, vedrete. Io credo di avervi detto tutto. Il diario è qui, lo trovate. Trovate tutte le informazioni sul mio sito www.lastanzadiscarlett.it. Vi giuro, io ci metto tutto, la grammatura della carta, la grammatura dei divisori, come è fatta la copertina, quanto costa, come si paga, c'è tutto. Se avete domande, non a perditempo, domande, potete scrivere giù nei commenti di questo video o in direct su Instagram oppure sul form info per la richiesta info del sito. Però prima dategliela un'occhiata al sito perché c'è scritto proprio tutto. Detto ciò, io spero come al solito di avervi intrattenuto piacevolmente per qualche minuto. Se siete passati da qui, vi ricordo di lasciare un commentino che è importantissimo. Poi se lo condividete in giro questo video mi fate un grandissimo favore. Ma comunque lasciate un commentino così io vi posso anche salutare. Per questo video è tutto. Se vi va, ci vediamo al prossimo video. Vi mando un grosso bacio. Ciao!